Florenza San Giuminano e Sassuolo si affrontano al Santa Lucia per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Si parte con questa conclusione dalla distanza di Evelyn Vicchiarello. Va molto meglio al settimo, punizione proprio di Vicchiarello, poi il colpo di testa vincente di Sara Nilsson e dunque è avanti la Florenza San Giuminano, è avanti la squadra allenata da Stefano Carobbi grazie al primo gol con la maglia della Florenza San Giuminano di Sara Nilsson. Non tarda ad arrivare però la reazione del Sassuolo, qui ferrato in avanti per Monterubiano. Monterubiano entra in area di rigore ma allarga troppo la conclusione con il destro, era una grande opportunità appunto per la squadra allenata da Giampiero Piovani. Ma attenzione alla Florenza San Giuminano, recupero palla di Nilsson, poi tocco per Melania Martinovic che fa tutto alla perfezione, arriva coi tempi giusti a chiudere sul secondo palo Desti Dupuy e dunque al 21esimo è 2-0 in favore della Florenza San Giuminano grazie appunto alla rete segnata da Desti Dupuy. Ma è più che in partita il Sassuolo che qui prova a appoggiarsi sulle giocate, sulla qualità individuale di Daniela Sabatino che si porta la palla sul destro, calcia, conclusione abbondantemente fuori. Ancora Daniela Sabatino protagonista, qui attacca la profondità, poi tenta il pallonetto, aveva provato a superare Tampieri con un lob, Daniela Sabatino. Sassuolo che qui invece prova a sfondare sulla corsia di destra con Camila Dubkova, parte il traversone di Dubkova, alla fine c'è la conclusione con il sinistro di Ferrato, si oppone molto bene Tampieri e dopo il tiro con il sinistro di Enrico. Si chiude così il primo tempo con la Florenza San Giuminano avanti di due reti. Nel secondo tempo colpo di testa di Martinovic, non difficile la parata per Nicole Lauria. Nuovamente la Florenza San Giuminano pericolosa, da una apparentemente innocua punizione di Rodella c'è questa opportunità per Dupuy che però alza troppo la conclusione con il sinistro e allora si resta sul risultato di 2-0 per la Florenza San Giuminano. Nel complesso però il Sassuolo gioca una buonissima partita, qui ci prova dalla media distanza Ferrato, non difficile la parata per Katia Schroffenegger che nel secondo tempo ha preso il posto di Amanda Tampieri che ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. Minuto numero 95, finisce giù Ferrato e calcio di rigore per il Sassuolo. Dal dischetto va Daniela Sabatino che calcia al lato, pensa di averla fatta franca la Florenza San Giuminano ma non è di questo avviso il direttore di gara Taricone che prima ammonisce Katia Schroffenegger e poi fa ripetere il rigore, stavolta non sbaglia dal dischetto Daniela Sabatino che accorcia le distanze al minuto numero 95, ma non c'è più tempo al Santa Lucia. Florenza San Giuminano batte Sassuolo 2-1 e adesso la gara di ritorno il 26 febbraio.